Oh, questa è una di quelle cose proprio che mi riscaldano il cuore, per quanto mi fanno ridere, per quanto mi fanno sognare. Ciao a tutti, io sono Occhi di Pura Fibra Italiana e in questo video parleremo della novità del momento che in realtà è successo da un paio di giorni, ormai se ne è discusso parecchio, ma non in Italia, o almeno non è stata portata qua la notizia. Ho cercato di vedere se altri youtuber l'avessero portata, a quanto pare non è stato così, quindi ve ne parlo io. Spazzolata potrebbe venire rimossa dal gioco perché il Backpack Kid, che sarebbe quel ragazzo famoso con lo zainetto che ha fatto il ballo di Fortnite, eccetera, 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 ha denunciato la Epic Games. Ma che strano! Ma che strano! Della serie che praticamente in questo periodo ben altre due persone, ossia il tipo che fa il balletto di default, perché diciamo c'è stata la notizia che il balletto di default di Fortnite sarebbe stato rimosso dal gioco proprio perché il proprietario, l'inventore di quel balletto ha denunciato la Epic Games. Così poi un altro rapper, 2Milly, mi sembra si chiami, ha denunciato l'Epic Games, non so per che cosa, non mi interessa. Ma per finire, chi è il terzo che chiaramente vuole denunciare l'Epic Games? Il Backpack Kid, che è appunto cioè, non è l'inventore, ma è semplicemente quello che ha fatto questo balletto qua, insomma, avete capito tutti. Ma il discorso è, ma ha effettivamente ragione di essere questa cosa? Effettivamente, vincerà la causa? Cioè, l'Epic Games sarà costretta a rimuovere Floss dal gioco? Secondo me, no. Questo per una svariata miriade di motivi, ma partiamo dalle cose importanti. Infatti, andando nello shop e cliccando su supporto a un creatore, inserite il codice OCTPFI se vi piacciono i miei video. Io ringrazio già i 10.000 di voi che lo fanno, grazie mille, siete dei bombers. E niente, proseguiamo col video. Che poi questo Backpack Kid ci ha marciato un sacco su sta roba del Floss. Il discorso è che ha fatto anche una canzone. Una canzone! Orribile, secondo me è orribile, ma vabbè. Andatevela a vedere, barboni, che se no mi danno il copyright. Però è proprio divertente che lui faccia tanto la faccia tosta di denunciare la Epic Games dopo che la Epic Games gli ha dato il mondo, perché praticamente ha inserito il tuo balletto all'interno del gioco, ti ha invitato al E-Pro AM, che era un torneo dove 50 pro player di Fortnite giocavano con 50 celebrità. E questo bambino, che non ha fatto niente se non ballare, è stato invitato come celebrità. Ora, non si morde la mano che ti nutre. Sì, hai ragione. Io ne sarei orgoglioso, non romperei il alla Epic Games se hanno inserito il mio balletto. Ma perché dico il mio balletto? Perché, cari ragazzi, la Floss non l'ha inventata lui per niente. Infatti basterà scrivere Potato Man su YouTube e troveremo un video del 2011 che mostra appunto questo ragazzo Potato Man che fa la Potato Man Dance, o come possiamo chiamarla, che è, guarda un po', la spazzolata nel 2011. Bambino, sei fregato! Ecco voi il video del bambino che fa la spazzolata nel 2011. Che poi un'altra cosa divertente è che è proprio un ipocrita, perché nel corso del tempo gli sono state fatte numerose interviste e una di queste c'era questa persona qua che lo intervista e gli chiede: ma tu sai che Floss è stata inserita nel gioco? E lui fa: sì. E gli fa: e secondo te non dovresti, cioè, e sei contento, insomma, non dovresti ricevere dei money? Perché secondo me dovresti riceverli. E lui fa: sì, secondo me dovrei riceverli, ma non mi interessa più di tanto. Cioè, dopo tutto sono contento che questa emote sia nel gioco. Do you get any royalties or anything for this? No. No? Have you got compensated at all? You think you should? I feel like you should. I think I should. You think you should, right? It's not that big a deal. It's not that big a deal? You don't really care? I'm just glad that it's in the game. But if you got a check...
ma dopo aver appurato che la floss non l'ha inventata lui, quindi non è tua di diritto, ma come puoi pretendere di denunciare un'azienda che, guarda caso, c'ha i soldi e proprio per questo la denunci, perché lui voleva i big money, però siccome perderà la causa, perché è palese che perderà la causa con quel video del 2011 che mostra che la spazzolata non è neanche stata inventata da lui, voglio proprio vedere, ora lui potrà dire addio ai soldi della pensione della mamma, perché con tutto quello che dovrà pagare l'Epic Games potrà vendere case e andare a vivere nel cartone e fare la spazzolata dalla mattina alla sera quanto gli pare, però sicuramente zainetto in spalla e via nel cartone a fare i barboni, perché sicuramente quando denunci l'Epic Games puoi guadagnare tanto, ma se perdi, perdi tanto. Chiaramente il fatto della notizia che lui avrebbe denunciato l'Epic Games ha scosso un clamore assurdo, e proprio per questo lui è corso ai ripari. Siccome lui adesso è diventato una celebrità, non voleva perderci la faccia, e per questo, secondo me, ha inventato il fatto che lui non ha denunciato nulla, ma è stata la madre insieme al proprio management. Ora, anch'io ho un management, anch'io ho una madre, ma in casi del genere, cioè, mia madre a malapena sa come si chiama il mio canale, voglio dire. Nel senso, non è che la madre sta lì a fare tutte le cose, i calcoli, i conti, i robe. Cioè, voglio dire, dai, è palesemente una bugia che lui ha detto per non perderci la faccia. Chiaramente, però, la causa è ancora in corso, non si sa come andrà, non si sa che cosa succederà, si sa solo che potrebbe succedere qualcosa, perché non si sa mai che magari in qualche modo strano vincano la causa. Mi sembra impossibile, ci sono milioni di prove. Se voi adesso andate nel video di Potato Man, leggete i commenti, ci sono un sacco di commenti in inglese che dicono addio ai soldi del Backpack Kid, proprio perché si è andato a schiantare a 100.000 all'ora contro un albero, contro l'enorme albero della Epic Games, ma proprio si è schiantato di brutto. Lui chiaramente ha fatto varie interviste e vari discorsi dopo che, diciamo, è spopolata la notizia della sua denuncia. In una di queste spiega che non è stato lui, ma è stato la madre, e adesso vi faccio vedere il video con la traduzione. What motivated you and your mom to sue Fortnite? It was really my mom and my management that did the lawsuit. I'm kind of just a kid having fun in life. I'm just letting the adults do all the busy work. I don't really know the law like that, so I can't really say if they're like taking advantage of me or anything like that. But like from a mom standpoint, like a manager standpoint, they think that they're taking advantage of me. I mean, me personally, I don't really care about the money like that. I'm just kind of worried about my birthday tomorrow and I'm dropping this EP soon. I have more stuff to worry about. Do you know, maybe go anywhere else and try to get money out of anybody else that they see doing the floss in these videos or things like that? I don't really know if I can sue everybody, but my mom and my manager, they just think that Fortnite is who's really taking advantage of me. What do you care about? I care about people watching my videos and enjoying them more than I care about money. Let mom care about the money, huh? Mm-hmm. Però guarda un po' che strano, prima che tutte le persone gli andassero contro, che lo odiassero e robe del genere, solo perché è palesemente uno che vuole farci i soldi, guarda un po' in un'intervista, però, guarda un po', lui spiega perché ha denunciato l'Epic Games, senza mai far riferimento al fatto che è stata la madre o l'avvocato. Andiamo a vedere. So yeah, Fortnite. They featured your dance in the game. Mm-hmm. As somebody that played, were you a fan of Fortnite before they featured your dance, or? Yes, I was. I was so when Fortnite so when they that. Put it on, what was the reaction? I was like, wow, they put my dance in the game. But what I don't like about it is that, like, some people growing up playing Fortnite, they think that the floss came from Fortnite. Ooh, I like that. So, what do you think should be the outcome for something like that? You think Fortnite needs to pay up? I think they should run up a check. Run up a check. They need to deliver the bag. Yes. Deliver the bag. So Fortnite, people are creators at Fortnite, give my boy his bag. Cioè, mi piace come le versioni cambiano nel corso del tempo, però ci sono sempre video che lo incastrano.
Mi piace proprio questa cosa. Quindi il balletto Floss rimarrà nel gioco, così tutti quelli di voi che non ce l'hanno e sono lì che piangono perché non hanno comprato il season pass della stagione 2 e non ce l'hanno, quindi continuate a piangere perché io ce l'ho e mi diverto. Insomma, però non c'è molto altro da dire. Fatemi sapere voi cosa ne pensate di tutta questa faccenda qua. Fatemi sapere se avete il balletto di Floss oppure se non ce l'avete. Iscrivetevi se ancora non siete iscritti. Lasciate un piace e noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao!